Buongiorno. Allora, prima di prendere in prima di parlare appunto delle condriti di tutti i tipi, parliamo un po' delle nostre meteoriti italiane. Qui ne ho una selezione, ovviamente non le ho tutte perché alcune è impossibile averle perché sono conservate nei musei. E magari sono anche gli unici campioni presenti. Comunque ho una buona parte di materiale. Allora, qua vediamo la Colle Scipoli, sempre una caduta del 1800, abbastanza rara perché ne sono caduti appena 5 kg e quindi una buona parte è tutta in musei. Sempre materiale scambiato anni fa con musei e niente, questo è un frammento con crosta, vediamo se riesco a farlo vedere, con crosta di oltre 20 grammi. Poi abbiamo la Vigarano, che avevamo già visto, che è una Condracea CV3 che dà il nome appunto alle meteoriti carbonacee del tipo CV. Qui abbiamo, vediamo se si riesce perché i cellulari ogni volta rompono. Vabbè, comunque è una fetta che proviene da un museo tedesco, è un fine pezzo. Poi abbiamo la Messina. Vediamo se riesco a prenderla. La Messina, molto rara perché come al solito non si capisce come mai certe meteoriti finiscono all'estero e non restano in Italia. Infatti la Messina è conservata presso il British Museum di Londra e questa è una fetta proveniente da quel campione che è la massa maggiore, che è appunto di 2,4 kg, però non riesco a capire come sia finita lì quando doveva stare qua in Italia. Ma come al solito ci sono i furbi che fanno sparire il materiale e tanti saluti, o magari se lo vendono in certi posti. Poi abbiamo la caduta storica di Albareto vicino Modena. Famosa per il lavoro di Troilli su questa meteorite caduta nel 1766. Questa è una fettina di 2,4 grammi scambiata proprio col Museo di Modena, anzi con l'Università di Modena, che detiene la massa principale. Poi abbiamo la caduta di Fermo. Due frammentini provenienti proprio dal primo recupero con crosta di fusione. Quella volta è stata una delle meteoriti più osservate di recente come caduta nel 1996, con tanto di studi, eccetera. Adesso spero di avere un campione un po' più grande, ma vediamo. Poi abbiamo la 90 Vicentina, altro meteorite sparito chissà dove, che è molto raro. Come al solito non si sa il perché sia stata fatta sparire da altre parti. Poi abbiamo l'Arenazzo, che avevamo già visto, che dà il nome alle CR delle condriti carbonacee del gruppo. Poi abbiamo, aspetta qua, abbiamo la Siena, altra famosa caduta storica, che ha praticamente dato il via alla storia italiana sulle cadute delle meteoriti, anche se si vuol dare il tutto ai francesi con la Laigle, ma in realtà lei era già stata studiata bene tutto quanto sulla relativa caduta, sul
l'eventuale provenienza di questi pietroni che cadevano dal cielo all'epoca. Solo che dopo è stato lasciato perdere, quindi come al solito ci siamo fatti fregare da altri. Poi abbiamo la Bagnone, l'unico ferro grande italiano di oltre 40 kg, l'avevamo già vista ancora all'inizio. Poi abbiamo la Val di Nizza, altra rarità, sempre caduta nell'Ottocento e rotta. Una fetta con crosta, la Monte Milone, altra rarità, che è una fetta con crosta, anche questa. Non le sto a tirare fuori perché sennò devo lasciare il cellulare, aprire la scatola e tutto quanto. Là il fienello, una fetta. E sempre l'alfianello, un frammento con crosta di oltre 2 etti, sempre scambiato con museo. Poi abbiamo la Girgenti, altro frammento con crosta di 100 rotti grammi. E poi la Trenzano, l'avevo acquistato tempo fa su eBay, fettone grosso, piena di metallo con condule scure. Ecco, questo è un segno particolare della Trenzano, che ha queste condule nere, che ho visto anche in altri campioni, ed è un segno molto che conferma appunto l'originalità, perché tanti altri campioni conservati in certi musei non sono della Trenzano, come è scritto. Poi passiamo a quelle più recenti, che sono quelle che ho scoperto io praticamente, che è la Piave, che sto ancora aspettando venga accettata dal Nuncom, perché come al solito, per colpa di qualche deficiente che spaccia meteoriti italiane false recuperate nel deserto, ora in America non si fidano più degli italiani che appunto mandano meteoriti italiane da studiare e confermare tutto quanto quel che ne deriva. E quindi, come al solito, ci si rimette tutti quanti. Comunque vedremo, ho dato l'ultimatum a fine anno e dopo comincio a rompere le scatole. Qui c'è la Lido di Venezia, sempre già studiata, analizzata e tutto, ma sempre per questo problema qui non ancora confermata. Qui abbiamo la ex Argentera, che adesso è diventata Lago Valscura, sempre scoperta da una persona su una morena glaciale del posto, che poi ho acquisito io. Un'altra sempre in attesa è la Maraison di Zoldo. Poi abbiamo la Castiglione del Lago, che abbiamo già visto, che è un'altra acquisita da altra persona che l'aveva scoperta negli anni 70. Come vedete, sta facendo ancora ruggine, anche se è sottovuoto. Vabbè, rifaremo il processo. Poi abbiamo la vabbè, altre due storiche, la Sisi e la Orvinio, contenuti in fialette. Poi qui abbiamo la Barbianello, questo è il fine pezzo dove sono state fatte le analisi a suo tempo, scambiata con Romano Serra. Poi dietro ci sono altre due meteoriti da me scoperte, che sono la tessera 1 e la tessera 2. La tessera 2 è stata confermata, mentre la tessera 1, che è questa qui, non si vede molto,
è sempre lì in attesa di essere confermata, anche se è stata già studiata, eccetera, eccetera. Poi, misteri italiani, no, anzi, misteri esteri, perché stavolta sono gli americani che rompono le scatole. Ecco, qui la piccola selezione di italiane. Spero in futuro di trovarne altre, ma è sempre più dura perché i musei ormai non scambiano raramente altro materiale, anche se per la maggior parte tutte le collezioni di meteoriti italiane sono conservate nei magazzini e nemmeno esposte. Solo rari casi, appunto, sono esposte all'esterno, visibili a tutte, ma per la maggior parte sono tutte lasciate nei magazzini. Anche lì, solito mistero italiano. Vabbè, così ci vediamo alla prossima per le condriti in generale. Ciao.